Ciao, sono Rossella Galluccio, insegno danza flamenca al Sallo di Roma. Questo è l'ultimo video che produciamo da casa perché il Sallo si sta organizzando per riaprire definitivamente a settembre, rispettando tutte le regole che sono state stabilite per le nostre attività artistiche, che spesso si svolgono chiuso come la danza e soprattutto si svolgono insieme ad altre persone, per fortuna, aggiungo. Il flamenco è un'arte antica che nasce in Andalusia. Una terra dove si incontrano tante culture musicali, basti pensare alla musica araba, visto che gli arabi sono in Andalusia per 8 secoli, o alla cultura gitana, un popolo nomade che viene dall'India, attraversa l'Europa e il Mediterraneo, si sedentarizza in Spagna, e così tante altre sovrapposizioni musicali. Tuttavia mi sono chiesta sempre come mai il flamenco, che nasce dal popolo, è il canto di un popolo povero, gente povera, si sviluppa e diviene così internazionalmente conosciuto, praticato da tutti praticamente nel mondo. E mi sono risposta con la musica. Ascoltiamo un brano. Il flamenco è un grido che ci accomuna, un grido di dolore. Anche se devo dire che in 35 anni di carriera come insegnante non credo di aver fatto mai due lezioni uguali. Comunque, ci sono degli elementi che ricordo. Passi con cui accompagniamo il canto. Questi passi vanno fatti sulla musica, perché come dicevo il canto è la base del flamenco, ma c'è un ritmo sotto ogni brano musicale. Dobbiamo conoscere questi vari ritmi, infatti ascoltiamo anche in un'altra lezione questi brani. In mancanza di musicisti dal vivo, che ormai sono molto difficili da reperire, abbiamo però tante musiche che ci permettono di conoscere gli artisti, i vari paos, i vari elementi del flamenco, e con questi brani posso insegnare alle persone a contare e entrare nel ritmo. Ascoltiamo un tientos, un ritmo di 4, e faccio qualche passo contandolo. Sarò molto sincero.
posso mostrare perché bisogna aderire al movimento, prendere con forza, però gli elementi sono i colpi, tutto il piede, la pianta, il tacco, questa punta, questa punta e poco altro, solo che lo dobbiamo combinare. Nel combinare questi vari elementi si ottengono le righe che normalmente sentite nel flamenco. Provo a proporvi qualcosa nei limiti del pavimento di casa mia. 1, 2, 3, 4. Anche l'abanico, il ventaglio, sembra una cartolina spagnola, invece sono italiana, e poi vi mostro anche un altro strumento, che sono le nacchere, le castagnolas, che è un strumento molto antico.
donne, un grande scialle. San Lodi Roma, da settembre, Rossella, flamenco dal vivo.